Ciao! Oggi ci troviamo a Casoli, una cittadina molto caratteristica ai piedi della Maiella. Siamo a pochi chilometri dalle sorgenti di Far San Martino e non lontano della zona industriale di Val di Sabro. La villa che ti mostro oggi fa parte di un contesto privato residenziale a pochi passi dal centro della città e del suo splendido castello ducale. Non vedo ora di mostrarti questa magnifica villetta disposta su tre livelli e dotata di numerosi spazi esterni. Dai, vieni con me! Nella zona giorno, che comprende questa zona relax comodissima e nello stesso tempo ospita un magnifico tavolo da pranzo. Accanto troviamo la cucina abitabile, molto ariosa e funzionale. Progettati su misura. Dal soggiorno entriamo in una camera da letto. Come vedi, adesso è molto colorata perché è stata dedicata dai bambini, ma può diventare un comodissimo studio e perché no, una stanza per i tuoi ospiti. Quello che sto per mostrarti ti lascerà piacevolmente sorpreso. Vieni! Un bagno spazioso tanto quanto una camera, dotato di ogni comfort, con un lavandino realizzato con il top in granito e poi una magnifica cabina vasca doccia idromassaggio. E in più ti faccio vedere un utilissimo spazio ripostiglio già incorporato nel bagno. E alla fine, ma non per ultimo, il suo funzionale accesso al giardino. Vieni, saliamo al primo piano, dove troviamo la zona notte. Siamo al primo piano e ti sto per mostrare le due camere da letto e il secondo bagno. Questa è la prima camera da letto matrimoniale. Come vedi, la camera è molto spaziosa e molto molto luminosa. Questa camera beneficia di un terrazzo. Guarda che meraviglia! Anticipato, su questo piano c'è anche la seconda camera da letto, sfiziosissima, veramente romantica. Guarda, qui ti faccio notare questo armadio progettato appositamente su misura, un spazio molto molto comodo e funzionale. Questo è il bagno della zona notte con la vasca. Al fianco della zona notte troviamo questo magnifico terrazzo.
che si può usare in tanti modi per prendere il sole, per una cena romantica, ma anche per godersi l'aria pura e pulita della Maiella. E come non può esserlo? Siamo proprio alle sue spalle. Vieni con me, ti porto al piano seminterrato, dove ti sorprenderò. Ti aspettavi questa incantevole taverna? Pronta per ospitare le tue piacevoli serate con gli amici. Guarda che tavolo! E poi, per non parlare della cucina. Su questo piano troviamo anche una camera attualmente adibita ad un ripostiglio, ma può essere sfruttata come stanza per gli ospiti o, perché no, come stanza per gli hobby. A fianco c'è lo spazio dedicato alla lavanderia e anche l'accesso al garage. Ed eccoci qua, sul retro dell'abitazione, dove completa la proprietà questo magnifico spazio verde all'esterno. Eccoci qui, giunti alla fine della nostra videovisita. Ti riepilogo quello che abbiamo visto. Ti ho mostrato questa villa posizionata su tre livelli. Al piano terra abbiamo trovato il soggiorno ampio con il tavolo da pranzo, affiancato della sua cucina abitabile, una camera da letto ed un magnifico spaziosissimo bagno con l'accesso verso il giardino posizionato sul retro della casa. Al primo piano abbiamo visto la zona notte, una zona notte con due camere da letto spaziose ed un bagno al loro servizio. Ti ho fatto vedere anche quel terrazzo magnifico, ti ricordi da dove avevamo quella vista splendida verso la città? Sul piano seminterrato abbiamo visto una magnifica taverna con il suo delizioso camino e lo spazio della cucina. A fianco abbiamo visto un ambiente spazioso adibito a vari usi, con spazio dedicato alla lavanderia e con a fianco l'accesso al garage. Completano la proprietà due magnifici spazi esterni, uno sul lato ingresso della casa e uno sulla parte retrostante della villa. Consiglio questa magnifica residenza con i suoi numerosi spazi a te che ami vivere nel comfort, in un'atmosfera tranquilla e riservata, in mezzo alla natura, ma anche a pochi passi dal centro storico della città di Casoli. A questo punto non mi resta che dirti: gabbetti, e sei già a casa.